Ragazzi e ragazze, bonjour! Anche oggi siamo a Cortina, altro weekend a Cortina. Vi faccio vedere la neve perché là dietro c'è Tomas. Ciao Patatone! Ciao! Io mi sono appena fatta la doccia, ma devo ancora truccarmi, per questo che ho i capelli un po' pazzi che svolazzano. E guardate che bel panorama abbiamo oggi! C'è la neve! Ieri è nevicato, mi sono svegliata e stava nevicando, è stato bellissimo. Qua sotto ce n'è tanta, invece laggiù si sta già sciogliendo in realtà. Non si sta sciogliendo? Sono meno 7. Però vedi che ce n'è poca là, tipo? Sì, ma non perché non ha nevicato tanto? Non ha nevicato tanto, poco. Però comunque è meno 7 fuori, Meno 7? Santo cielo. Tomas, perché siamo qui con una coppia di nostri amici. Io e la ragazza abbiamo dormito fino a tardi, come al solito, ormai vi conoscete. Invece Tomas e il suo amico sono andati a sciare oggi. Com'è stato? Com'è stato a sciare? Bello? Sì, pista quella facile, però comunque bella. Un po' gli ha fatto male il ginocchio a Tomas, però è contento perché ha sciato comunque. Sì, beh, sì. E adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a pattinare. Evviva! Prima magari mangiamo qualcosa. Lo stadio olimpico del ghiaccio. Ma ti sei fatto male? Cos'è sta roba? Non so, mi sono fatto male prima. Ma Patatone, come ti sei fatto male? Patatone, Stiamo rompendo le scatole a Tomas. Rompiamo le balle a Tomas. Patatone. Ok. Ciao. Ciao. Volevo anche ringraziarvi tantissimo perché vi sta piacendo tanto 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 la morning routine che ho caricato ieri, la Christmas morning routine natalizia, insomma, e mi fa super super piacere che vi stia piacendo, un sacco di commenti bellissimi, quindi grazie grazie. Oggi è sabato e non sono riuscita a fare la diretta appunto perché siamo qua con dei nostri amici, poi ci siamo svegliate tardi e con il fatto che devo ancora truccarmi non voglio rubare troppo tempo alla giornata di tutti, ecco. Poi abbiamo scoperto che come si chiama il posto dove andiamo a pattinare? Il stadio olimpico del ghiaccio. Lo stadio del ghiaccio, praticamente sono aperti solo un'ora e mezza di pomeriggio, quindi dobbiamo assolutamente rientrare in quell'ora e mezza, prepararci, mangiare prima e poi andare assolutamente là. E quindi mi dispiace che non sono riuscita a fare la diretta, perché in realtà... ho testato il modem, vi ricordate il modem che vi ho detto che ho comprato praticamente per Cortina? Perché qui se no il segnale è pessimo, non arriva né la fibra né la DSL, cioè tantomeno la fibra se non c'è la DSL. Però il modem che ho preso è la TIM, quello 4G, devo dire sono molto contenta perché ieri sono riuscita a caricare la morning routine da qua ed è andato online tipo in 10-12 minuti il video, quindi super positivo, sono contenta e quindi se voglio fare dirette o caricare video anche da qua posso farlo, quindi adesso sono tranquilla per tutta la stagione. Magari il prossimo weekend, se veniamo su, magari sabato lo testiamo davvero con una diretta il modem, così facciamo la prova del 9 e vediamo come va. Adesso mi trucco e poi magari mangiamo qualcosina prima di uscire. Ok, quanti limoni servono? Ne abbiamo 4. Vediamo due. Ok, questo però è un po' verde, aspetta, prendo questo. Li spremiamo? Sì. Li tagliamo? Bene, praticamente questa è tipo una ricetta greca, giusto? Perché la nostra amica è greca e quindi ci sta insegnando una ricetta che fa sua mamma. E sono le patate al forno, però leggermente modificate, giusto? Quindi con del limone, che non so bene come metteremo, però sono convinta che sarà buono perché le patate al forno le mangio in ogni come e dove. Quindi le abbiamo pelate, lavate, tagliate, tipo a spicchi. Non abbiamo messo l'olio, vero? No. Non ancora. Poi ci metteremo l'origano, che è qua. Io metto sempre il rosmarino, questa sarà nuova con l'origano. Adesso bisogna spremere i limoni, ma io non so dove sia il coso per spremere. Ma... ah, guarda, è qua. Dovrebbe essere questo. È questo? È questo. Ce l'abbiamo fatta. Sì, praticamente. No, non esce tipo da qua, praticamente bisogna spremerne uno e poi sì. Ma così? No. Sì, là. Così e poi spremi direttamente sopra, credo. Sì. Sì, è assurdo, è strano. Scusa, non l'hai visto. E adesso? Oh, vedi, rimane là il succo. Ok. Però ho bisogno di... Vuoi che ne prendo una pulita? Lo butto qua dentro, okay. Il limone qua, okay. Così dopo lo... Ah, dai, è strano ma funziona.
Aspetta, non funziona. Mettiamo un altro. Ah, pepe, abbiamo già messo pepe. Sì. Altro ingrediente. Ma ha un nome questa ricetta? Patate al forno. Ah, patate alla greca, però, dai, alla greca. Metti tu? Sì. Così riesco a dosarlo. Ok. Allora, mettiamo così. E poi aggiungiamo l'acqua qua, dici? Sì. Sì. Allora, adesso aspetta, devo metto... mettere il sale. Il sale anche questo. Qua. Però abbiamo quello è grosso. Questo? Sì, quello è fino. Adesso farò una cosa, devo mescolare con le mani. Ah, ok. Quindi, perché così viene fatto. Io penso che saranno buonissime. Mi sta venendo fame. Allora, adesso facciamo così. Ok. Tu mi aiuti a mettere l'origano, okay. Che ho le mani sporche perché okay. Dovrò mescolare un po' okay. Con le mani. Ok, abbiamo versato il limone. Ok. Questo lo spremiamo anche, Se no lo mettiamo in frigo, non è un problema sì. Se è troppo. Poi assaggeremo, se serve correggeremo. Ok. Perché in cucina bisogna assaggiare. Poi abbiamo il dolce e la torta di ieri. Ah sì. Ok, sta arrivando il momento clou. Inforniamo. Le abbiamo messe con la ventola. Sì. Mettiamo il timer. Se vuoi lo metto io sul cellulare. Metti 40 minuti, ok. Io mi sono truccata nel frattempo e intanto mi avete chiesto, ah no, ma non è qua, adesso ve lo faccio vedere, c'è il rossetto di Glossip che in tantissimi mi avete chiesto, ma che rossetto è, bellissimo, ed è quello che ho su anche in questo momento, che è questo nude opaco, bellissimo secondo me, ed è questo qua, è di... Glossip Milano No Transfer Liquid Lip Tint ed è il colore 02 che si chiama Soft Cashmere. Io amo questo prodotto, me l'hanno appena spedito e già vedendolo ho detto oh, sarà bellissimo, infatti poi l'ho provato e mi piace un sacco, quindi infatti questo è l'unico nude, no, è l'unico rossetto che mi sono portata qua a Cortina perché è stupendo. Mi piace proprio tanto tanto tanto. E oggi ho messo anche gli orecchini che mi ha regalato Tomas. Si vedono, sì. La N e la T. E ho la N anche sulla collana, anche se questa non c'entra. E poi oggi ho messo per la prima volta questo maglioncino che però ho preso online. E non lo so se mi ispira tantissimo, l'ho pagato poco in realtà. Però è super corto, come tutti i maglioncini su di me. Ho dovuto mettere un'altra maglia sotto perché altrimenti avevo tipo la pancia di fuori. E... è carino il colore, tipo un color cammello, però sembra tutto un po' stropicciato davanti. Che cosa ne dite? Non mi dispiace, l'ho pagato tipo 20 euro, quindi... però, un po' strano. I capelli invece sono felice perché finalmente non sono più gialli. No, però insomma... fatemi sapere che cosa ne pensate, ma voglio assolutamente tornare da Goram e rifarli rose gold. Questo è il piano, assolutamente, devo assolutamente rifarli rose gold, mi piacevano troppo. Allora, le ho tirate fuori. Ok, sono passati circa quanto una mezz'ora da quando sì, le abbiamo infornate. E adesso ancora una mezz'oretta mancherà. Ah! E abbiamo messo l'alluminio. Ah, ok, vedo, cioè sono tutte coperte. Esatto, adesso okay. Sono coperte. Lo taglieremo verso la fine di nuovo. Va bene. Oh wow. Oh là là. Le abbiamo anche assaggiate e sono buonissime. L'acqua è evaporata tutta e si sente il limone, ma non troppo, si sente giusto. Sono saporite, molto molto buone. Quanto le abbiamo lasciato? Un'ora quasi, sì. Vero? Un'ora. Adesso andiamo a fare i wurstel. I wurstel, che poi ci siamo resi conto che avevamo anche bistecche, ma intanto ci mettono poco a farsi, anzi io li metterò sul fuoco, quello un po' più grande, che si fanno prima, tanto le patate si raffreddano un po' perché ovviamente sono bollenti. Voilà, e adesso aspettiamo per 5 minuti e si mangia. Celia comincia, lui fa una mossa. Come sta andando? Come sta andando? Questa è l'ultima mossa. Ah, questa è l'ultima mossa? Sì, guarda. Scacco matto. Olà! Diciamo che, olà là! Diciamo che era la prima volta che è andata bene a me. Dai! Bravo! Bravo! È arrivato il momento giusto. E beh, state finendo il momento giusto, tra un po' è pronto. Giusto. Scacco matto, grande Pupez.
Ecco qua. Sì, si bloccano tutti quando filmo. Le nostre patate al forno e i wurstel. Buon appetito. Buon appetito, che abbiamo scoperto che in greco si dice Kali. Non mi ricordo. Kali. Kali Orexi. Kali Orexi. Buon appetito. E adesso c'è il nostro dolce, che è la cheesecake alla Nancy, ed è un dolce fatto con gli oro saiba imbevuti nel latte e poi con il Philadelphia e la cioccolata bianca. Ma c'è la cioccolata bianca? Quando non l'abbiamo messa. Ah no, vedi, allora c'è solo Philadelphia. E poi c'è anche la panna all'interno, panna da montare quella, panna. Ok, dopo aver aspettato per non lo so quanto, 20 minuti, il bello è che la gente molto molto maleducata continua a parcheggiarsi nel parcheggio degli invalidi, non avendo il cartellino, non essendo invalidi, e si parcheggiano, lasciano la macchina e se ne vanno, vanno a farsi il giretto in centro, evidentemente pensano tanto meglio perché così non serve che paghiamo. Tanto posso dire io una cosa, probabilmente loro pensano, tanto la Puglia non c'è. Sì, tanto la polizia non c'è. La Puglia, la polizia intende lui. Ma noi abbiamo chiamato i vigili, il problema è che sono tutti impegnati in una manifestazione e non avevano pattuglie da mandarci. E io gliel'ho detto al vigile per telefono, sì però guardi che cioè, è così ogni anno e c'è sempre lo stesso problema, perché sono tutti nel parcheggio degli invalidi e non sono invalidi. E lui mi fa ragione, non è normale. Però, cioè, da qui a far qualcosa, vabbè, purtroppo, però è stato molto gentile e abbiamo aspettato che una macchina si spostasse, non avevano il cartellino e tutto in velocità provavano ad uscire senza che li bloccassimo e sono andata a chiedergli, scusate, avete il tesserino degli invalidi? Sì, sì, ma me lo sono dimenticato, mi hanno risposto, certo, come no. Comunque, questo è quanto, però finalmente siamo riusciti a venire in centro! Sì! E oggi strapieno, strapieno di gente. Non ero più abituata a vedere così tanto traffico qua a Cortina. Ormai la riconoscerete, quella è sempre la discoteca. E qui si va verso appunto il centro. Anzi, siamo in centro. Qui verso si va il viale. Verso il viale Corso Italia, sì, che è la via dello shopping. Italia, sì. Faccio vedere l'outfit. Vi faccio vedere il mio outfit oggi. E ho il maglioncino, quello color cammello, tutto peluscioso, puccioso, che vi ho fatto vedere prima. Poi jeans, skinny jeans neri. Indovinate un po' dove li ho presi? Su Asos. Ormai non è più un mistero. Oddio, dove passo? C'è pieno di neve. E poi ho il piumino Moncler, che è questo sotto, e questo pellicciotto sopra, che mi tiene ulteriormente caldo. E guardi, non mi ricordo dove li ho presi. Wow, qui sembra di essere a Capodanno. Ma che roba! Qualcuno si sposta che non lo inquadro. Oh wow! Credo di aver mai visto un casino del genere, quasi neanche a Capodanno. Ah, e non vi ho fatto vedere gli Ugg. O gli Ugg, quelli neri, con il fiocchetto. E la... Poi anche lei ha gli Ugg, sì! Questi sono rosa con lo Swarovski. E poi ho la boy bag, mitica boy bag. Ci stiamo un po' rifacendo gli occhi con tutte queste Hermes nel mio negozio preferito qua, che poi adesso è ancora più grande, ha due negozi, ci sono un sacco di robe carine, ma quello che mi interessa di più è il love bracelet di Cartier, che è quello là. Voglio vedere in che condizioni è, perché qui c'è tutta roba vintage, quindi usata. Voglio vedere in che condizioni è, ma è esattamente quello che vorrei io, solo che lo vedo enorme. Secondo me è da uomo, non lo so, mi sembra enorme per il mio polso. Boh. Vorrei provarlo. Oh, guarda, hai visto quegli orecchini Chanel? Che hanno tipo il pirulicchio, come si chiama? Sono belli. Ecco, io li vorrei esattamente così, senza tutto quello. Tutto ah, quello ho capito. Sotto.
Guarda, qui c'è una Chanel carina Bordeaux. Cintura. A me piace molto questa, devo dire, però l'arancio non è proprio un colore che uso così tanto da giustificare un acquisto del genere. E qui ha più vestiti Chanel, interessante. Qua ci stiamo avvicinando alla cooperativa, che è il centro commerciale, che ti dicevo che anche lei è Yankee Candle. Siamo tornati nel paradiso delle decorazioni natalizie. Solo che oggi è strapieno di gente, non si riesce a vedere niente. Dov'è l'alce con la sciarpa? Oh, è là. L'alce con la sciarpa. Oddio, ha la copertina, che carino. Dobbiamo comprare una decorazione per l'albero. Ho detto, ma scegli una. Dai, compriamo un qualcosa per l'albero nostro. Compriamo ogni anno un coso nuovo, dai. Scegli qualcosa. Guarda che ne hai tanti, c'è, guarda, c'è il pattino. Ma per l'albero? Quello per da mettere sulla porta, credo, no? Non so. Scegli qualcosa tipo un... Io li chiamo gingilli, ma tutti ridono quando dico gingilli. Quindi non so cosa dire, le decorazioni? Perché sono gingilli? Beh, i gingilli non sono quelli che si mettono sugli alberi. Boh, vabbè, lascia stare, non lo so, forse sbaglio io. Io li ho sempre chiamati gingilli. Quelli che metti sull'albero, si chiamano gingilli? Gingilli. E vedi? E mi ridono tutti su YouTube, pure lui ride, dice cos'è un gingillo? Gingilli. I gingilli? Sempre saluto. Appunto. Non lo so, mi dice, non so, non ho mai sentito la parola gingillo. No, è tra l'altro italiano. E vedi? Vedi? Ti ho detto che è gingillo. Ho detto, mai sentito. Dai, Tomas, scegli qualcosa, dai. Scegli uno e lo prendiamo per casa. Questo è bello. Niente di che, ma questo effetto arcobalenoso. Scusa, ma questo? Ma chi è? Cosa? Chi è sto tipo? Non so, scherzo, parte. No, niente. Balocchi in vetro. A me piace questo con i cuoricini. Sì, carino. Che bello. No. Il camioncino. Peace. Il bianco giallo. No, no. Groovy, peace. Che carino. Ecco, Tomas ha scelto questo. Non è che ho scelto. L'alce con la sciarpa. E il cappello. Ma non abbiamo detto per l'albero. Sì, ma cosa? Un gingillo. Un balocco in vetro. Non so più come chiamarli. Bon, se non vuoi questo, dimmelo. Io voglio questo. Quanto costa? Questo serve davanti all'albero. Ma dai! Sono in legno, hai visto? Questo è carino. Esatto. E Tomas per adesso ha scelto questo. Tra tutti quelli luccicosi, brillantinosi, colorati, noi abbiamo scelto questo. Più grezzo che c'è. Vabbè, è molto maschile, bello. Effettivamente è molto maschile. È maschile, molto bello. Come no? Io voglio quello rosa con i glitterini e i cuoricini. Rustico. Molto rustico, è vero, è vero. È molto rustico. Sai con cosa si abbina? Con le nostre porte orrende che abbiamo a casa. Di questo, le nostre porte che sono tutte di questo colore legno che a te piace così. Infatti adesso li prende tutti. Sulla porta nostra. Ma no, sull'albero. Ma perché sulla porta? L'abbiamo perso. Oddio, cosa mi propone adesso? Un'altra roba in legno. No, mi piace questo. Bello il campanile con le lucine, con le stelline. Però se non sbaglio l'anno scorso erano blu. Adesso sono bianche. Sono molto bella. Sto provando questi stivaletti di Louboutin e mi stanno piacendo moltissimo. Che cosa ne dite? Sono molto molto belli. Semplici, scamosciati, anche comodi perché il tacco è largo. Sì, molto bella. E indovinate che cosa ho preso alla fine? Sì, ho preso gli stivaletti Louboutin. Adesso dovevo lasciarli in macchina, invece io molto furbamente li ho portati a casa. Voilà, e poi abbiamo preso il gingillo. Io li chiamo gingilli, magari sbaglio, ma il gingillo per l'albero che ha scelto Tomas. Vuoi rifare la tradizione che ogni anno ne compriamo uno nuovo, e quindi questo l'abbiamo preso quest'anno, scelto da Tomas. Prossimo anno scelgo io, sarà sicuramente rosa, con tanti glitter, cuoricini.
Comunque, una cosa che veramente detesto di questo periodo è Cortina. Mi piace invece tutto il resto dell'anno perché è calma, tranquilla. La gente del luogo è gente di montagna, alla mano, gentili, molto disponibili, molto amichevoli. Quindi è sempre molto carino, insomma, venire qua e stare a Cortina. Quello che non mi piace invece sono i turisti che vengono qua in questo periodo dell'anno, perché abbiamo preso tante di quelle spinte per la strada, ti spingono, ti spintonano, non ti ringraziano, non ti dicono scusa, non ti tengono la porta aperta. Io cerco di fare sempre gentilezza verso gli altri e fare quello che vorrei che venisse fatto a me, nel senso, no, essere gentile. Invece non parlo ovviamente per tutti, però la grande maggioranza di persone che vengono qua in vacanza, devo dire, proprio non mi piacciono. Cioè, la gente che odio è proprio questa, si credono di essere chissà chi e trattano tutti quanti come se fossero immondizia, mi dà veramente fastidio. E primo esempio è stato appunto il fatto che parcheggiano nel posto degli invalidi, anche non essendo invalidi, questo è il... E da qui si riesce a capire la gente che c'è in questo periodo a Cortina, sì. Anche perché non capisco il senso di venire in vacanza e invece poi avere il muso, rispondere male alla gente, non essere gentili, non riesco a capire, prepotenza, anche in macchina, non rispettano gli stop, i dare precedenza, si lanciano, è veramente brutto. Infatti preferisco stare in casa in questo periodo, sia nel weekend appunto dell'8 dicembre che sempre a Capodanno. Mentre invece quest'anno, perché gli scorsi due Capodanni siamo stati qua a Cortina, invece quest'anno andiamo ad Amsterdam, in realtà ad Alkmaar, che è vicino ad Amsterdam, dove sta la mia amica Demelza, che si è trasferita, sono stata più ad Amsterdam, sta ad Alkmaar, e quindi noi andremo da lei quest'anno a Capodanno. Adesso siamo tornati a casa, ciaci! Mettiamo comodi, ci scaldiamo un po' perché fa veramente freddo e trovare un posto dove bere una cioccolata, un tè caldo è improponibile, è tutto strapieno. E poi ordineremo qualcosina per la cena, andremo a prendere una pizza, qualcosa di simile. È finalmente arrivata la pappa! Allora abbiamo la pizza con i funghi. Questa cosa sarà? Con lo specchio? Questa sarà di Tomas, con bufala e prosciutto crudo. Tomas, ma hai preso la pizza tu? Sì. Alla fine, bufala e crudo? Ah, allora questa è la sua, immaginavo. E poi... Questa è la squadra che più vuoi seguire. Cosa ha preso Stefano? Questa squadra ha vinto la prima Champions League. Ha preso... La prima Coppa dei Campioni, dopo 20 anni. Vent'anni. Dopo Platini. Yeah. Ma diavola con olive. Buono. E per me c'è la pasta, le penne all'arrabbiata, poi qua sotto anche le patatine abbiamo preso, gnam! Eccola qui, ci sono le mie penne all'arrabbiata e poi abbiamo le patatine, gnam! Devo troppo farvi vedere la temperatura, non so se riuscite a vedere quanto segna il termometro, riuscite a vedere? Allora, c'è lo 0, poi c'è meno 5 e qua siamo tipo a... non so se si vede, forse sta... Ecco, siamo praticamente a meno 8. Meno 8. Prima in macchina meno 10, ragazzi. Ma più in qua, più in mezzo? In mezzo, come vuoi. Sembra i trucchi del mago Casanova. Che ti inquadra solo le mani. Così, ecco, così. Nicolo, guardami. Troppo vicina. Stai facendoci così. Rilassati, stai normale, brava. E fai. Mola i polsi, pian pianino. Dai. Cerca. È un inizio. Ho capito come tenere le mani adesso. Pronti? Via! Non mollarla. Mazza. Come è possibile che ci sono due carte? Pronti? Uh-huh. Via! Game! Maledetti. Ah, maledetti bastardi!
Ciao, figo. Brutto. Beh, sei a tre. Sei a tre. Sei a tre per noi donne. Pronti? Tu pronti? Pronti? Via! Mannaggia voi. Cos'è che è un ballo, Zona? Adesso non capisco più. Chi lo vuole? Game. Bravi, grande. 7. Sette a 3. Fantastico. Ragazzi, li stiamo stracciando per l'ennesima volta. Ci dispiace, ma neanche tanto. Che brava che a mescolare le carte, e mi deve assolutamente insegnare. Diventerò bravo anch'io. Fallo di nuovo, fallo di nuovo. Vai. Ragazzi, beh, insomma, dai, siete un po' scarsetti. Insomma, 7 a 3. Prima abbiamo vinto di nuovo a 10. Voi niente, insomma. Ma 6 a 3. Com'è perdere? 6 a 3. Com'è perdere? Come perdere, Tommaso? Non so. Come non sai? No, tu sei quella che parla di soldi. Ah, sì. E oggi? Aspetta la fine. Ah, ok, ok. Cioè, sì. Ragazzi. Avete perso 10 a 3. Cioè, adesso. Adesso, insomma. E tra l'altro fino a 3 eravamo noi in vantaggio. Vabbè. Non rovinare. No, perché poi il bello è che continuava a dirci: ragazze, avete voglia di perdere? No, perché preparatevi a perdere, no, perché noi vinciamo. E poi abbiamo vinto prima fino a 10 e poi gli abbiamo dato la rivincita e abbiamo rivinto fino a 10, ragazzi. La fortuna ai principianti. Tutti molto, molto simpatici e buoni. Questo è aver dormito 4 ore. Il giorno dopo non capisci neanche dove stai. Mi avevano dato questa possibilità di vincere. Grazie. Grazie, ci hai lasciato poi vincere. È Natale sotto le tue. È Natale. Sì. Si fa ferie. Dai, la prossima volta ti facciamo arrivare fino a 5. Vi facciamo arrivare fino a 5, tanto per no. Ok, ragazzi e ragazze, la giornata si è conclusa, siamo già nel nostro lettuccio e io ho il mio super pigiama dei My Little Pony. Sì! Dunque, spero vi sia piaciuto questo vlog, anche se appunto i nostri amici non volevano, lei non voleva farsi filmare troppo, quindi ho cercato di comunque tenervi partecipi senza però magari inquadrare loro troppo, e alla fine mi dispiace che non siamo andati a pattinare, ma non abbiamo fatto in tempo perché la pista di pattinaggio era aperta solo per 1 ora e mezza, e quindi in realtà abbiamo cucinato per talmente tanto tempo che non siamo riusciti ad andare a pattinare. Forse andiamo domani, ma non credo che domani filmerò un vlog, perché in realtà siamo qua ancora per poco domani, che è domenica, e poi torniamo a casa perché Tomas lunedì lavora, quindi dobbiamo ritornare subito a casa in realtà domani. E quindi penso che ci alzeremo con la calma. Domani hanno dato neve, tra l'altro. Spero di alzarmi e di trovare la neve, sarebbe bellissimo come ieri. Però in realtà appunto ci sveglieremo, faremo una colazione tarda oppure direttamente il pranzo, già ne parlavamo prima, e poi i nostri amici torneranno verso casa. Noi appunto andiamo a pattinare, ci facciamo un altro giretto in centro, oppure anche noi spacchettiamo tutto, anzi impacchettiamo tutto e poi torniamo a casa. Altro, la mia mamma è stata oggi dai gattoni e mi ha scritto che stanno bene, che è tutto a posto, quindi sono contenta, non vedo l'ora di rivedere gatto Dem e regata Stellina. E sì, l'unica cosa mi dispiace è che non siamo usciti tantissimo, ma in questi periodi di alta stagione a Cortina io preferisco sempre restare più a casa e stare in appartamento nostro a goderci il panorama da qua, a cucinare qua nella nostra casetta, nel nostro chalet di montagna, perché davvero in questo periodo, è quello che vi accennavo prima, è pieno di, cioè non so come spiegare, ma la gente qui sembrano tutti, avete presente quelli che vi squadrano dalla testa ai piedi, e tipo se non hai una borsa Chanel o se non hai, non lo so, la borsa di Gucci non va bene. Io sono la prima, cioè a me piacciono le borse Chanel, io ho borse Chanel,
però non è che giudico le persone che non le hanno, non è che guardo male chi non le ha. A me piacciono e le ho, però non so se riuscite a capire quello che intendo dire. Ho la sensazione che qui siano tutti così concentrati su cosa si ha, piuttosto che su cosa si è, che si perdono un po' l'essere, l'umanità delle persone, non so come spiegarlo, ma non... La gente che qua a Cortina, ripeto, non è, ovviamente, non posso parlare per tutti, perché io non conosco tutti personalmente, però... La maggior parte delle persone che sono qui in questo periodo è gente del piffero, diciamo così. Sono rimasta molto molto male per il fatto dei parcheggi degli invalidi, di come il tipo mi ha risposto quando sono andata a dirgli mi scusi ma lei lo ha il tesserino degli invalidi, come mai parcheggia qui? Mi ha risposto malissimo, tipo sì, ce l'ho, me lo sono dimenticato, no, e mi guardava, cioè prendendomi palesemente in giro, e io ovviamente non sono un poliziotto, non che potevo chiedergli, beh, mi faccia vedere il tesserino, ovviamente io gli ho detto sì, certo, e mi sono allontanata, poi ovviamente abbiamo parcheggiato, però appunto poteva scusarsi, poteva dirci scusateci, non sapevamo dove lasciare la macchina, invece mi ha risposto malissimo, vedendo che comunque c'era Tomas che aveva difficoltà a camminare, gli fa tanto male il ginocchio purtroppo ancora, quindi... Non riesco a capacitarmi di questo fatto, no? Non è il fatto che hai qualcosa di marca o no a definire la persona che sei. E non è... Non so come spiegarla, ma mi sembra pieno di gente che appunto quando ti guarda, quando ti vede ti guarda così, dall'alto in basso. E poi, sei qualcosa di marca oppure, non lo so, sì, appunto tipo la scritta Armani in fronte, allora va bene, altrimenti no. E ripeto, sono la prima ad amare la moda, ad amare le borsette di marca o gli, appunto le Louboutin, eccetera, però non giudico male chi non le ha, non è che mi sento meglio, mi sento superiore o migliore rispetto a qualcuno che quelle cose non le ha. Anche perché appunto non giudico una persona in base a quello che ha, quindi boh, non lo so, forse sto per dire che forse è una mia sensazione, ma vi posso garantire che se voi venite a Cortina il weekend dell'8 dicembre oppure a Capodanno è pieno di gente così. Non sono tutti ovviamente così, ripeto, le persone del luogo in realtà sono gente di montagna, gente alla mano, gente che ti aiuta, molto molto amichevoli. Invece i turisti che vengono qua non mi piacciono per niente, per niente. Comunque è bello invece avere... Invece il posto è bellissimo, Cortina è veramente stupenda, gli addobbi, i monti, il fatto che comunque ci sia sole qui, non è all'ombra Cortina, è una valle aperta, è veramente bellissimo. E lo shopping è bellissimo. E quindi mi piace il fatto che abbiamo appunto questa casetta qui e non vedo l'ora di venirci, perché per noi è tipo una fuga, no? Nel weekend abbiamo il nostro rifugio nei monti, però appunto mi dispiace che in certi periodi sia talmente, come dire, rovinata dalla gente quasi. Tra l'altro sporcano anche tantissimo il paese, vedo immondizia ovunque, la gente non ha rispetto per l'ambiente, non... boh. Comunque, questo riflessioni di fine giornata, spero sia stato decente questo vlog e spero che vi sia piaciuto. Quindi un bacio grandissimo, noi ci vediamo ovviamente domani, voi questo video lo vedrete nel futuro, oggi è sabato, ma voi questo video lo vedrete nel futuro lunedì e mi raccomando vi aspetto anche domani per un nuovo video. Con un nuovo video del lunedì al venerdì, ogni giorno fino a Natale. Un bacione e buonanotte. Ciao. Ciao ciao. Ciao.